Bene, allora, voi l'avete vista l'ultima lezione mia, la 10, quella che ho messo online? L'avete vista? Quindi siete praticamente già arrivati ad aver studiato a menadito tutto quello che riguarda gli oscillatori. Allora, no, chiudete il libro per favore. Bravi, chiudete il libro, bravi. Chi è che si ricorda? Chiudilo, Francesca, chiudilo, cazzo, non farmi dire le parolacce, chiudilo. Ok, allora, chi è che si ricorda i tre tipi fondamentali degli oscillatori? Non mi serve che vi fate lo schema elettrico, mi interessano i nomi e se vi ricordate qualche caratteristica di base che li contraddistingue. C'erano tre nomi, che sono i nomi di quelli che li hanno inventati. Neanche uno mi viene in mente. Uno sì, poi? Meissner, sì. E Hartley, bravo. Allora, nessuno vi chiederà di fare lo schema di questi tre circuiti, però è utile che vi ricordiate una cosa, che è un giochetto di memoria, un mnemonico che vi aiuta a ricordare. Allora, Meissner è praticamente, associatelo a mutua induzione. Perché mutua induzione? Gli oscillatori sono essenzialmente degli amplificatori dove c'è una retroazione, no? Cioè dove una parte dell'energia viene riportata all'indietro. Negli oscillatori Meissner praticamente l'energia viene riportata indietro tramite un altro avvolgimento che viene accoppiato per mutua induzione all'avvolgimento di ingresso dell'amplificatore. All'ingresso dell'amplificatore c'è un circuito accordato. Questo circuito accordato ovviamente quando dai alimentazione tenta di oscillare. L'oscillazione viene amplificata, l'energia amplificata viene riportata parzialmente all'ingresso tramite un altro avvolgimento, quindi mutua induzione, e il fenomeno non si ferma più, cioè nel senso che l'amplificatore continua a ricircolare su una certa frequenza, praticamente è come un microfono che andasse in Larsen. È quello di base il principio di funzionamento degli oscillatori, sono degli amplificatori che innescano, perché una parte del segnale viene riportata all'interno, all'ingresso. Questo per quanto riguarda Meissner, quindi associate Meissner a mutua induzione. Hartley invece, anche se comincia con l'H, però il suono è come se cominciasse con la A. Quindi per comodità, così per semplicità di memoria, ricordatevi che Hartley è associato ad autoinduzione. Che differenza c'è di base tra Meissner e Hartley? Che sull'oscillatore di tipo Hartley non è un altro avvolgimento che riprende una parte dell'energia e riporta l'ingresso, ma è una presa intermedia sullo stesso avvolgimento che costituisce il circuito accordato che c'è l'ingresso. Quindi Meissner modo induzione, Hartley autoinduzione, Colpitz capacità. Perché? Perché l'energia che viene riportata all'ingresso nei Colpitz viene ricavata da un partitore capacitivo. Ci sono due condensatori che praticamente dosano una parte dell'energia dell'oscillatore una volta amplificata e la riportano indietro. Nessuno mi chiederà di fare gli schemi elettrici di un oscillatore Hartley, di un oscillatore Meissner, di un Colpitz, però sarà bene che queste cose le ricordiate, ok? Ovviamente tutto questo discorso degli oscillatori e Hartley, Colpitz e Meissner viene, diciamo, esemplificato con i circuiti LC, però potrebbe benissimo essere applicato ai circuiti a quarzo, cioè dove il circuito risonante è un quarzo. Vi ricordate quali sono le differenze sostanziali tra un circuito LC e un quarzo? Sì, anche il circuito LC, una volta che determinati componenti in teoria ha una frequenza fissa, però non ti sento, scusa. C'è il taglio degli estremi anche.
Sì, allora la frequenza del quarzo è determinata da come è fatta la piastrina, questo è logico perché è un problema meccanico, mentre invece la frequenza del circuito LC è determinata da L e da C. Chi si ricorda la formula del calcolo della frequenza di risonanza di un circuito LC? Quella è importante, eh? Vieni qua, vieni qua, scrivi, 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 scrivi. No, no, scrivi. No, ragazzi, queste cose. Tra quello per adesso non è armato. E LC come si esprimono? In con che unità di misura? LC? Sì. No? Sì, in che unità di misura sono LC? L è in? In Henry e C è in? Farad. Bravo, ok. Vabbè, io chiedo. Per te è così banale. Lo so che per te magari è banale, per gli altri non è così banale, perché magari qualcuno potrebbe avermi risposto in microfarad o in picofarad e avrebbe sbagliato. Perché la formula è sempre per unità di misura, ok? Allora la differenza tra un quarzo e un circuito LC sta in un parametro molto particolare, essenzialmente la differenza fondamentale in un parametro molto particolare fatto di un'unica lettera, che è il fattore di qualità o il fattore di merito, il famoso Q. Ecco, il quarzo, a differenza del circuito LC, ha un Q molto più alto e questo significa in pratica che ha una banda molto più stretta e una frequenza molto più stabile. Cioè, intanto le caratteristiche del quarzo rispetto al circuito LC sono la stabilità. Cioè, è molto, una volta tagliata la piastrina, la possibilità che possa cambiare frequenza è minima, è niente rispetto a quello che invece è un circuito LC classico. Cosa che invece, essendo una cosa meccanica, ci potrebbe essere un minimo di sbandamento per via della dilatazione termica, però è sicuramente inferiore a quello che è invece la deviazione dei circuiti LC, che proprio perché sono LC e quindi hanno tutto un problema di campo elettromagnetico attorno, sono influenzati dagli oggetti che si avvicinano, sono influenzati da tante cose, soprattutto che sono intorno lì, che possono catturare del flusso, quindi soprattutto la reattanza induttiva varia tantissimo in base agli oggetti che ci sono intorno, più della reattanza capacitiva. Tutte e due comunque variano. Un'altra caratteristica del quarzo che bisogna sapere è: a che cosa assomiglia il quarzo paragonato a un circuito LC? A un circuito risonante serie o a un circuito risonante parallelo? Bravo. E in un circuito risonante serie, alla frequenza di risonanza, la frequenza è massima o minima? Alla corrente è massima o minima? Ok. Perché nel momento in cui le due reattanze coincidono, sono di valore opposto e quindi diciamo lo sfasamento in ritardo si compensa con lo sfasamento in anticipo di una, per cui praticamente diventano un conduttore, diventa reattanza zero. Bravi, vedo che avete studiato. Ok, perfetto. Eh sì, in parallelo invece la tensione che è massima, perché praticamente tutta l'energia accumulata dall'induttanza viene scaricata sulla capacità al momento giusto, il quale a sua volta l'accumula e la ripassa di là. Per cui un circuito risonante parallelo, una volta che entrate in risonanza, in teoria non avrebbe bisogno di assorbire e di cedere energia all'esterno, potrebbe andare avanti indefinitamente per conto suo, cosa che non è, perché ovviamente tutti i conduttori hanno una certa resistenza, quindi una parte dell'energia se ne va a farsi friggere sotto forma di calore. Madonna che sudate, però mi sono accorto adesso. E beh, vabbè, giustamente, ma fa bene sudare, eh? Fa bene sudare. E socialmente magari potrà essere non molto accettata la cosa, perché vabbè, uno sa da cabron, però fa bene alla salute. Che volevo dire? Sì, ok, d'accordo. Ecco, a proposito di questa cosa del circuito risonante parallelo, che in teoria potrebbe andare avanti da solo,
ma non ce la fa ad andare avanti da solo. Che cos'è un circuito volano? Ve lo ricordate quando abbiamo parlato del volano? Cioè, si scarica progressivamente. Esatto, l'effetto volano è proprio quell'effetto per cui una volta che un circuito è entrato in risonanza tende a mantenersi da solo, e più è alto il Q di quel circuito più lui tende a mantenere da sola l'oscillazione. Tenete conto che il Q è dipendente anche dalla resistenza interna dei circuiti, perché c'è sempre una componente resistiva. Vi ricordate che il Q era espresso come X su R praticamente, no? Più la resistenza è alta, più il Q si abbassa nei circuiti serie, mentre invece nei circuiti parallelo è il contrario. Più la resistenza è bassa e più il Q si abbassa. Ve le ricordate queste cose, no? Ok, allora, adesso entriamo in un campo un po' diverso, dove c'è poco da scrivere, poco da disegnare, però c'è molto da parlare. Allora, tutto parte da un musicista che si chiamava Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini si è accorto che se faceva col violino delle note che avevano una certa relazione tra di loro, a orecchio lui sentiva che c'era una terza nota, quella che lui chiamava il terzo suono. E non era soltanto una sensazione allucinatoria, il terzo suono c'era veramente. Perché il terzo suono c'era veramente? Perché quando due frequenze si trovano a utilizzare lo stesso mezzo, che in quel caso lì è l'aria, quando due frequenze si trovano a utilizzare lo stesso mezzo e sono frequenze diverse, ci possono essere dei momenti in cui l'azione delle due onde si somma e altri momenti in cui l'azione delle due onde si sottrae. Cioè, in altre parole, se io faccio questo, allora io faccio questo giochetto qui. No, non cadere. Ecco, boh. Allora, se io faccio questo, ho, diciamo, due altoparlanti, no? Uno emette questo segnale e uno emette questo segnale, che sono tipicamente a frequenza diversa, nel senso che questo è un po' più veloce. Che cosa succede? Che se io vado a vedere la somma algebrica della pressione che questi due altoparlanti esercitano nell'aria, ci possono essere delle situazioni in cui qui, per esempio, in questo istante la pressione è molto bassa, in questo istante no, è meno bassa, perché questo è vero che succhia, ma questo spinge, quindi qui può avere un valore, qui può avere un altro valore, qui può avere un valore massimo, qui sembrerebbero quasi uguali, però poi dopo si discostano e quindi c'è una, praticamente si genera una frequenza diversa che è il risultato della somma della pressione dell'aria di queste due frequenze. Non solo, ma tanto più queste frequenze sono diverse, tanto più la frequenza risultante sarà diversa. E quanto sarà esattamente nel caso delle onde acustiche? Sarà proprio la differenza tra le due frequenze. Cioè, in altre parole, se io ho un'onda sonora a 500 Hz e un'onda sonora a 501 Hz, ok? Viene fuori che ogni secondo le due onde si trovano in fase, dopodiché si mettono in controfase, dopodiché si ritrovano in fase. Quello che io ottengo come effetto complessivo è una terza frequenza di un hertz, cioè la differenza tra di loro. Questo è abbastanza facile, è quello che in musica si chiama anche battimento. L'hanno chiamato battimento in musica, però viene usato tantissimo in radiotecnica, poi lo vedremo, soprattutto nel famoso principio dei convertitori. Viene utilizzato in una tecnica di ricezione radio che si chiama super eterodina. Viene usato praticamente
il fenomeno del battimento applicato non alle onde acustiche ma alle onde radio. Ok? Quindi, da questo discorso che vi ho fatto, cioè chiunque ha preso in mano una chitarra, non so quanti di voi, probabilmente nessuno, però chiunque ha preso in mano uno strumento musicale si accorge che se cerca di fare la stessa nota ma le corde non sono perfettamente accordate, senti una specie di tremolo, senti e man mano che le due frequenze si allontanano senti la terza frequenza che cresce sempre di più, quello è il battimento ed è esattamente una frequenza che è uguale alla differenza tra le due. Ok? Questa cosa è importantissima in radiotecnica, ricordatevela, perché è quella che poi vedremo nei ricevitori, perché in tutti i ricevitori che fanno adesso, a parte quelli che faceva il mio bisnonno, ma in tutti i ricevitori che fanno adesso c'è sempre un oscillatore che si chiama oscillatore locale, e poi lo vedremo, e l'oscillatore locale serve per selezionare il segnale che ci interessa giocando appunto sul battimento che questo segnale fa con l'oscillatore locale. Ok? Allora, che cosa possiamo dire? Quindi, che utilizzando il principio del battimento noi potremmo anche costruire dei convertitori. Come è fatto un convertitore? Non vi faccio lo schema elettrico, ma che cosa serve intanto un convertitore? Serve per convertire una frequenza in un'altra. Questo sta registrando, sì. Serve per convertire una frequenza in un'altra. A che scopo? Per esempio, perché noi abbiamo un unico quarzo, un unico oscillatore locale, e ci interessa, per esempio, selezionare invece bande delle quali non disponiamo direttamente. Allora, uno che cosa fa? Dice, io ho un oscillatore, ho un ricevitore a 80 MHz, però voglio ricevere la 144. Il mio ricevitore su quella banda non ci arriva. Allora che cosa faccio? Prendo un oscillatore locale e me lo faccio variabile LC, non so, oscillatore locale. Ok? Prendo il segnale d'ingresso dall'antenna. Ingresso, lo preamplifico, lo seleziono, diciamo che qua metto un modulo per irrobustire un po' il segnale d'ingresso. Ok? L'oscillatore locale lo faccio battere su un dispositivo che si chiama mescolatore. Mescolatore. Che cos'è il mescolatore? È una cosa più banale di quello che voi pensate, cioè nel senso che è un dispositivo dove due segnali vengono sommati assieme. Può essere fatto o con LC o con anche componenti resistivi, però ovviamente trattandosi di radiofrequenza vengono usati preferibilmente componenti non resistivi LC. Quindi qua c'entra l'ingresso, qua c'entra un oscillatore locale e io qui che cosa ottengo? Ovviamente con dei circuiti accordati che mi isolano soltanto. Qui c'è F1, qui c'è F2, io qui metto un bel circuito LC per esempio che mi isoli soltanto accordato su F1-F2 e qui ho praticamente, che cosa succede? Che se qui non c'è ingresso, io qui ho soltanto F2, ma questo circuito accordato la blocca perché questo circuito accordato è sintonizzato sulla frequenza a differenza, quindi se io non ho ingresso questo la blocca. Se invece c'è ingresso, il mescolatore genera la differenza, genera la frequenza a differenza. E siccome, guarda caso, il circuito accordato è accordato proprio sulla frequenza a differenza,
io praticamente ho lo stesso segnale che sto ricevendo di qua, ma trasferito a una frequenza diversa. Tutto questo dispositivo qua è un convertitore di frequenza, cioè un dispositivo costituito da un circuito d'ingresso, un oscillatore locale e un mescolatore, seguito poi da un circuito accordato che serve per selezionare l'uscita. Tutto questo è un converter, convertitore di frequenza. Si può fare a valvole, a transistor, a FET, cioè non è importante quella tecnologia. Quindi a che cosa serve un convertitore di frequenza? Semplicemente a trasferire una frequenza in un'altra, rispettando possibilmente quelle che sono le caratteristiche della frequenza del segnale che entra. Mentre questo oscillatore locale qui non fa altro che generare una nota fissa, qui invece, essendo tipicamente collegato ad un'antenna, qui ho quasi sicuramente un segnale modulato. Ho un segnale che porta un'informazione. E qui si apre un altro campo. Che cos'è una modulazione? E qui parliamo delle modulazioni. Quindi, riepilogando, dall'oscillatore siamo passati ad accoppiare più frequenze e quindi abbiamo parlato del concetto di battimento. Abbiamo parlato del fatto che mettendo un oscillatore locale, prendendo un segnale in ingresso, facendolo passare dentro un mescolatore, si può sfruttare il battimento tra questi due segnali per convertire una frequenza in un'altra, quindi questo qui è un convertitore di frequenza. Il convertitore di frequenza è importante non tanto perché converte una frequenza, ma perché converte una frequenza che contiene un'informazione in un'altra frequenza, conservando possibilmente quell'informazione, perché è quella che a noi interessa. L'informazione è tipicamente contenuta non tanto nel segnale radio come frequenza stessa, ma nella modulazione. Quindi praticamente noi possiamo dire che tipicamente un segnale radio è fatto di due entità. Un segnale radio è fatto di due entità importanti, un'onda portante, chiamata più semplicemente portante, e una modulazione. La modulazione è quella che contiene l'informazione che noi vogliamo trasportare col segnale, ok? Allora, ovviamente di solito ci sono tutte e due, poi vediamo che non sempre ci sono tutte e due. Ci sono delle situazioni in cui una delle due viene soppressa, perché di fatto viene ricostruita a valle. La modulazione più antica per quanto riguarda le trasmissioni radio è stata sicuramente la telegrafia, che rimane ancora paradossalmente il sistema che meglio riesce a penetrare nel rumore di fondo, cioè in presenza di bassi segnali rimane ancora quella che meglio raggiunge grandi distanze in presenza di disturbi con basse potenze. È un sistema antiquato, estremamente lento, però era essa stessa una forma di modulazione, era quasi una forma di modulazione binaria, nel senso che era comunque una modulazione on-off, quindi la portante c'era o la portante non c'era. Quindi praticamente il signor Samuele Morse, nel XVIII secolo addirittura, aveva ipotizzato che si potesse costruire un codice che comprendesse tutte le lettere dell'alfabeto, tutti i numeri e tutti i segni di punteggiatura, con delle sequenze di impulsi brevi e lunghi
intervallati da pause, quelli che normalmente vengono chiamati punti e linee, perché la prima forma di telegrafo fisicamente scriveva con una penna, con un pennino scriveva su un nastro di carta, per cui venivano chiamati punti e linee. Adesso non vengono più scritti come punti e linee perché la ricezione è o computerizzata o a orecchio, per cui vengono chiamati lunghe e brevi, i famosi DDA, però di fatto è una forma di trasmissione paradossalmente quasi digitale, cioè nel senso che era fatta di acceso spento, o la portante c'era o la portante non c'era. Però ovviamente è un sistema estremamente lento, cioè quelli bravi ricevono a, diciamo, 150-200 caratteri al secondo, se sei proprio bravissimo, mediamente si riceve a meno se vai a orecchio. Ovviamente con un computer si potrebbe andare molto più veloci, però i computer offrono la possibilità di utilizzare sistemi di trasmissione diversi dalla telegrafia che sono estremamente più efficienti. Parlando invece di trasmissione del suono come informazione, diciamo, di base, la trasmissione del suono è un'altra cosa. La prima trasmissione del suono che è stata pensata è la famosa AM, modulazione di ampiezza. Modulazione di ampiezza, amplitude modulation. Che cos'è la modulazione di ampiezza? Beh, si capisce dal termine. La modulazione di ampiezza è semplicemente un'onda radio che in base all'onda sonora che si vuole trasmettere, e quindi si dà per assunto che ovviamente l'onda sonora è molto più bassa come frequenza dell'onda radio, l'onda radio è dell'ordine comunque diciamo dalle centinaia di chilocicli in su, mentre invece l'onda sonora è al massimo 20 chilocicli, ok? 20 kilocicli al secondo, 20 kHz l'onda sonora. L'onda radio invece, diciamo che cominciamo a ragionare come onde radio partendo da 100 kHz. Le onde lunghissime sono sotto i 100 kHz, ma comunque diciamo che è un caso molto particolare. Quindi se diamo per assunto che l'onda radio è a frequenza molto più alta dell'onda sonora, noi potremmo pensare di fare una cosa del genere. Prendere una portante che è una frequenza radio, una portante a una frequenza, diciamo, di tipo radio, sovrapporre un'onda sonora che è molto più lenta, ok? E ottenere come risultato una cosa così. Che voi vedete, io adesso l'ho disegnata male, ma se voi vedete praticamente in corrispondenza di questa gobba del rosso l'ampiezza dell'onda radio è di più, in corrispondenza di questa valle invece del rosso l'ampiezza dell'onda radio è di meno. La frequenza però dovrebbe essere la stessa, io l'ho disegnata male, ma la frequenza dovrebbe essere la stessa. Quindi che cosa posso fare io? Posso trasmettere un'onda radio con una certa frequenza, e su questa onda radio con una certa frequenza aumentare la potenza e diminuire la potenza in modo tale da ricostruire l'onda sonora che voglio trasmettere, tenendo conto che appunto l'onda sonora è per definizione molto più bassa dell'onda radio. Quindi alla fine io avrò una cosa del genere. Avrò un'onda radio che fa più o meno così. Cioè, su questa, qui la frequenza sarà massima, l'ampiezza sarà massima, qui sarà tendente a zero, qui sarà massima, e quindi praticamente l'onda sonora che io volevo incidere su questa portante è questa. Ok? Quando io incido un'onda sonora con valore molto elevato, l'ampiezza sarà alta. Quando invece incido un'onda sonora con valore molto basso, l'ampiezza dell'onda radio sarà bassa. Ok? Come posso fare a realizzare un circuito che faccia questo? Beh, è molto semplice. Per esempio, una cosa che posso fare, prendo un oscillatore
fisso, oscillatore radio, ok? Qui prendo un microfono, microfono, lo faccio entrare in un amplificatore audio, amplificatore, in modo che il segnale sia, ok? Amplificatore audio, il microfono entra in un amplificatore audio, l'oscillatore lo amplifico con un transistor o con una valvola o quello che mi pare, mettiamo che sia un transistor, no? Nella solita configurazione in classe A. Ve lo ricordate? Perché una volta non si muoveva sta lavagna, adesso si muove anche? Boh, vabbè. Non si, questo non lo faceva, per rompere le balle quando uno scrive, che dondola tutto. Allora, questa ve la ricordate, no? Ok? Quindi qui mettiamo il suo bel condensatorino di disaccoppiamento, qui c'è l'alimentazione, qui c'è la massa e qui c'è questo bellissimo NPN che irrobustisce questo oscillatore. Però l'NPN non va dritto al positivo, ma va, attenzione, viene alimentato l'NPN dal secondario di un trasformatore, ok? Qui c'è l'uscita. E il primario del trasformatore che cos'è? Il primario del trasformatore non è altro che, passo qua sotto, il primario del trasformatore non è altro che l'uscita di questo. In altre parole, l'amplificatore audio, aspetta, questo lo faccio con un altro colore perché fa confusione, questo lo faccio con un altro colore perché fa confusione. Allora, cercate di capire come funziona questo oggetto. Allora, out. Ok, quindi qua c'è un amplificatore audio e io qui ci parlo, microfono, io parlo. L'amplificatore audio emette un segnale alternato che è un'onda sonora. Se siete d'accordo? L'onda sonora va ad alimentare il primario di questo trasformatore. Il secondario di questo trasformatore che cosa fa? Non fa altro che aumentare e diminuire l'alimentazione del transistor, quindi far variare la corrente di base di collettore di questo transistor in base all'onda sonora che io sto incidendo. Quindi che cosa succede? Che questo transistor, praticamente io mi troverò che guadagnerà di più nei momenti in cui la tensione sarà più elevata e guadagnerà di meno nei momenti in cui la tensione sarà meno elevata. Quindi come risultato, siccome però questo transistor sta amplificando questo oscillatore, come risultato io ho proprio l'onda dell'oscillatore influenzata dal microfono, quindi con un'ampiezza che varia a seconda dell'onda sonora che sta arrivando. Questo qui è un modo brutale, adesso non sto lì a scendere nel dettaglio, ma lo schema di principio di un trasmettitore in AM. Ok? Trasmettitore in AM, questo è un modo per farlo, un trasmettitore in AM. Un altro modo potevo farlo direttamente influenzando non tanto sul collettore, avrei evitato il trasformatore, ma per esempio influendo in qualche modo sul guadagno qui sulla base. Cioè nel senso che avrei potuto iniettare il segnale audio in modo tale che andasse a variare il guadagno del transistor. Lo posso fare
in parecchi modi, non c'è un modo solo per farlo. L'importante, il concetto è che l'onda sonora che incide ha come effetto finale quello di andare a pilotare il transistor in modo tale che quando l'onda sonora ha i suoi ventri positivi, qui diciamo il guadagno aumenta e quindi il segnale è più forte. Quando invece ha i ventri positivi il guadagno diminuisce, quindi l'onda è più debole. E così ho avuto un segnale modulato in ampiezza. Ok? Quindi ho un'onda radio che porta dentro l'informazione e questo è molto importante. A questo punto come può essere questa onda radio? Devo stare attento a un po' di cose. Per esempio, se io piloto con troppa violenza quel transistor, allora diciamo che se io lo piloto con troppo poca violenza ottengo un risultato così. Cioè nel senso che c'è una piccola differenza tra la semionda positiva del segnale sonoro e la semionda negativa. La differenza nell'ampiezza c'è, ma è minima, e questo comporta uno svantaggio, nel senso che la quantità di informazione che io sto trasportando è poca rispetto a quella che potrebbe essere. Io devo cercare di trasportare più informazione che posso, cioè con la maggiore efficienza possibile. Quindi devo stare attento al rapporto che ho tra la portante e la modulazione. Questo è uno dei due casi. Qui la percentuale, quella che viene chiamata la percentuale di modulazione, è troppo bassa. Si può fare, non ti uccide nessuno perché l'informazione è ancora conservata, però è un peccato che con una portante magari bella robusta, bella così forte, sotto ci sia così poco suono, per dire, no? Per contro, se io piloto troppo, cioè nel senso che se io agisco troppo con questo amplificatore su questo stadio, mi succede questa cosa qua. Cioè nel senso che ho dei momenti in cui io praticamente sto dando tutto il possibile e più di quello non posso dare. E ho per contro dei momenti in cui io non sto dando niente perché l'onda sonora è talmente forte per cui il transistor è come interdetto. Cioè non fa... E questa cosa qui è assolutamente da evitare perché di fatto l'informazione che trasporto non è più comprensibile, diventa distorta. Quando uno dice stai sovramodulando, è questo fenomeno qua, cioè nel senso che sto spingendo oltre il 100%. Sto spingendo oltre il 100%, per cui nelle creste di massima viene clippata, cioè nel senso che vengono segati i picchi della portante, e nelle creste di minima invece praticamente la portante non c'è, quindi di fatto viene distorta l'informazione che viene trasportata. L'ideale è una modulazione mediamente intorno al 90-95%, cioè significa che nei picchi di massima si sfiora il massimo che lo stadio può dare. Nei picchi di minima si sfiora il quasi niente, ma non niente, il quasi niente. Quindi disegnata un po' meglio, una modulazione 100% potrebbe essere, se questa è l'onda di base, un 100% potrebbe essere così. Ecco, diciamo, questo qui, diciamo, ragionevolmente potrebbe essere un 100%, cioè nel senso che al massimo raggiunge il doppio del valore di picco e al minimo raggiunge quasi zero, ma non raggiungendo lo zero, perché nel momento in cui raggiungo lo zero perdo una parte dell'informazione. Ok? Adesso, la modulazione d'ampiezza... Questo è come si trasmette. E come si riceve? La ricezione è molto semplice. Perché se io cancello questo, no? La ricezione è molto semplice.
Si può fare molto semplice, poi di fatto ha dei problemi, quindi viene fatta in modo un attimino più sofisticato, però in teoria si potrebbe fare in modo molto semplice. Io ho un'antenna. Vado sul mio bel circuitino accordato, per esempio sulla presa intermedia di un circuito LC, che risuona a una certa frequenza. Qui metto un condensatore di disaccoppiamento, entro qui. Qui c'è la massa. Questo è un condensatore variabile, nel senso che è un condensatore di cui io posso variare le armature. Può essere anche un varicap, ma diciamo che per adesso è un condensatore variabile. Ok? Se io ricevo un segnale, questo non è alimentato, è un circuito assolutamente passivo. Se io ho un segnale abbastanza forte, se ho un segnale abbastanza forte, praticamente l'energia che mi viene dall'antenna è già sufficiente per mettere in risonanza questo circuito, senza fare niente. Cioè questo risuona semplicemente perché l'antenna inietta una parte del segnale nell'induttanza di questo circuito accordato, per cui questo circuito accordato si mette a risuonare. Ecco. No, vabbè, la raccogliamo dopo, dai. Però che c'è? Però Boni, però ai cavi di questo circuito accordato, ammesso che sia in risonanza, noi abbiamo detto che la tensione è massima, no? Lo ricordate, dicevamo, ai cavi del circuito accordato in risonanza la tensione è massima. Quindi io inietto un segnale, tra i tanti segnali che ci sono nell'etere, guarda caso, uno riesce a mettere in risonanza questo circuito. Ah, che bello, ho selezionato solo quello. E io ho qui una bellissima tensione alternata del segnale che mi interessa. La tensione alternata del segnale che mi interessa trasporta un'informazione in modulazione di ampiezza, quindi è una roba fatta così. D'accordo? È un segnale alternato la cui ampiezza varia in continuo perché dentro c'è un'onda sonora, per esempio. Che ci faccio io con questa cosa? Non posso pilotarci una cuffia. Perché la cuffia non risponde a un segnale di centinaia di kilohertz o megahertz, non risponde a un segnale così. La cuffia risponde a segnali sonori, quindi al massimo di decine di kilohertz. Quindi se io qui ci metto la cuffia non ottengo assolutamente un bel niente, perché non sento niente, perché un segnale alternato di questa frequenza le mie orecchie non lo sentiranno mai. E comunque l'informazione che porta non è pronta per essere ascoltata dalle mie orecchie. Ammettiamo però che io faccia questo. Se faccio questo cambia tutto. Perché cambia tutto? Perché quella che era un segnale alternato di fatto diventa un segnale raddrizzato a singola semionda, perché lì c'è un diodo. Quindi se io facessi solo questo otterrei come risultato una roba del genere. Ok? Otterrei come risultato una cosa del genere. Perché? Perché otterrei un segnale raddrizzato a una sola semionda che però porta ancora l'informazione della modulazione. Attenzione. Quindi ne ho scartato metà,
però quella metà che ho è unidirezionale, nel senso che va in un solo senso, perché c'è il diodo che garantisce che vada in un solo senso, e porta ancora l'informazione della modulazione. A questo punto, se io qua ci metto un bel passabasso, quindi posso mettere una resistenza, per esempio per fare le robe fatte bene, posso mettere una resistenzina e un condensatore. Fatto così è un passabasso, no? Vi ricordate? Fatto così è un passabasso. Che cosa mi fa il passabasso? Il passabasso mi elimina tutto questo lavoro qui di alta frequenza, e tutto questo lavoro qui di alta frequenza si trasforma magicamente in questo. Guarda te, che è proprio l'onda sonora che avevo messo in ingresso. Quindi io, diciamo, semplicemente mettendo un diodo e un passabasso in serie ad un circuito accordato su cui entra il segnale dell'antenna, posso tranquillamente demodulare la modulazione di ampiezza. Questo circuito qua, questo sistema qui, si chiama rivelazione. Rivelazione. Quindi ricordatevi, di base il circuito per demodulare la modulazione di ampiezza si chiama rivelatore, e in questo caso si chiama rivelatore a diodo, perché non c'è nient'altro che un diodo e un filtro passabasso per sbarazzarci della componente radiofrequenza. Quindi questo è un ricevitore con un rivelatore, e questo era quello che facevano una volta con la famosa radio a galena. La radio a galena, la galena, che non era altro che un cristallo di, che è solfuro di piombo, mi pare, è comunque un sale di piombo, che è un sale semiconduttore. Praticamente faceva le stesse funzioni che qui fa il diodo. Come era fatta la radio a galena? Era un cristallo di galena sulla quale si appoggiava un filetto sottile che chiamavano baffo di gatto. Praticamente te la vendevano con un'ampollina dove c'era sto cristallo montato su un supporto, e c'era sto baffo di gatto che poteva essere spostato perché c'era soltanto un punto preciso in cui il semiconduttore funzionava, quindi uno doveva andare lì a cercare il punto preciso con le cuffie in testa fino a che non sentiva bene. Quando sentiva bene significa che aveva praticamente costruito un diodo fatto con un cristallo naturale, ok? Quindi il principio della radiogalena era questo, cioè se uno avesse avuto una radiogalena della nonna e a posto del cristallo di galena, rarissimo da trovare e costosissimo, ci avesse messo un diodo, avrebbe funzionato sicuramente bene senza neanche... Ciao. Bocca al lupo, ciao. Avrebbe sicuramente funzionato senza neanche lo sbattimento di dover star lì a cercare col baffo di gatto il punto preciso. Qual è il limite del diodo? È che il diodo non può essere, diciamo, è svantaggioso usare un diodo al silicio. Perché? Perché i diodi al silicio hanno la famosa barriera di potenziale che è molto alta, a 0,7 volt. Quindi per poter funzionare il segnalone che c'è qui in antenna deve almeno essere maggiore di 0,7, perché deve poter superare la barriera. E questo non sempre è possibile, anzi diciamo che proprio non ha senso. Bisognava usare i diodi al germanio, che il germanio è stato probabilmente il primo semiconduttore usato industrialmente, no, forse prima di luce è il selenio. Però per fare i diodi di bassa potenza il primo semiconduttore che è stato utilizzato industrialmente come materiale è il germanio, e il germanio ancora adesso per certe cose è insuperabile, perché è delicatissimo, tutto quello che volete, è fragile, nel senso che il calore lo distrugge facilmente, c'ha 3.000 svantaggi, però c'ha anche dei grandi vantaggi rispetto al silicio. Uno dei grandi vantaggi che ha rispetto al silicio è che ha una barriera di potenziale bassissima, e quindi dovendo trattare tensioni molto basse, se preferisce, anzi, è, diciamo che è obbligatorio utilizzare il germanio piuttosto che il silicio, proprio per questi motivi qua.
Ok? Quindi modulazione di ampiezza, come si trasmette? L'abbiamo visto. Come si riceve? Si riceve con un rivelatore. Ovviamente le radio moderne non hanno solo un rivelatore, hanno mille altre cose, però il principio di base, di minima, è questo. Adesso abbiamo visto quella che viene chiamata AM. Però non è l'unica. C'è anche l'FM. La modulazione di frequenza. La modulazione di frequenza, lo dice il termine, che cos'è? La modulazione di frequenza è una portante tipicamente costante come ampiezza, attenzione, cioè una portante che non è variabile come ampiezza, ma l'informazione contenuta che deve essere trasportata viene codificata attraverso degli spostamenti di frequenza rispetto al centro. In altre parole, se io ho un'onda sonora che incide, e anche qui ovviamente la facciamo più lenta rispetto alla portante, perché la portante è sempre un'onda radio, quindi è più veloce delle onde sonore, la risultante sarà questa. Disegno meglio. Io parto da qui, dove non c'è segnale, la frequenza è questa, poi a un certo punto ecco, diciamo che è disegnato ovviamente da Cani come so disegnare io, però il concetto è che l'ampiezza della portante è costante, ma la frequenza diventa molto più alta quando l'onda sonora fa così e diventa molto più bassa quando l'onda sonora fa così. È un modo come un altro per trasportare l'informazione e ha un vantaggio, che non viene influenzata per esempio da alcuni parametri atmosferici tipo la riflessione, tipo disturbi che possono in qualche modo variare, perché vedete la modulazione d'ampiezza conta proprio sull'ampiezza del segnale, quindi se il segnale viene disturbato da fattori esterni e quindi varia in ampiezza, questo variare in ampiezza si trasmette è come se fosse un suono di disturbo che si sovrappone. La frequenza questo non lo può fare, cioè nel senso che se io imprimo l'informazione nella frequenza della portante, qualunque cosa succeda, la frequenza della portante io la ricevo immutata, cioè nel senso che non può cambiare. Infatti la modulazione di frequenza è stata la prima ad essere usata nella trasmissione della radio broadcasting, quindi nella trasmissione della radio, diciamo, nazionale, di radiodiffusione, se si voleva trasmettere musica ad alta fedeltà, cosa che non era stato possibile con una modulazione d'ampiezza, e poi vedremo anche perché. Uno dei motivi appunto è questo, che l'ampiezza non è un parametro che garantisce una ricostruzione affidabile dall'altra parte, non la garantisce, mentre invece la modulazione di frequenza sì, la garantisce di più, perché è difficile che lungo la strada un'onda radio venga perturbata in modo che cambi frequenza, non può. Cambiare ampiezza sì, ci possono essere mille fattori che gliela fanno cambiare, ma cambiare frequenza no. Quindi la frequenza è un parametro che garantisce molto di più l'integrità dell'informazione dall'altra parte. E che volevo dire? Ecco, questo è uno dei vantaggi. L'altro vantaggio è che praticamente la modulazione di frequenza può passare senza problemi in stati amplificatori non lineari. Vi ricordate per esempio la differenza tra gli amplificatori in classe A, in classe B e in classe C? Chi se la ricorda? Per esempio, che differenza c'è tra un amplificatore in classe A e un amplificatore in classe G, in classe C, pregi e difetti? Scusa? Classe C è una banda passante più stretta. No.
No, non è questo il punto. Non è questo il punto. Le classi di amplificazione non riguardano la banda, le classi di amplificazione riguardano il rendimento a scapito della linearità. Cioè, nel senso che mentre il classe A, sia che ci sia segnale in ingresso, sia che non ci sia segnale in ingresso, praticamente dissipa sempre la stessa potenza, quindi in assenza di segnale spreca comunque potenza, però c'ha il vantaggio di essere lineare, perché fa lavorare la valvola o il transistor o quel che è, lo fa lavorare al centro di un punto di lavoro lineare. Mentre invece il classe B già lo fa lavorare al limite della zona lineare, cioè nel senso che quasi all'interdizione. Il classe C è, fa lavorare il componente attivo in modo tale che se il segnale non c'è è interdetto. Queste cose qua bisogna ve le ricordate però, perché queste sono domande che vi fanno. Cioè nel senso che la classe di amplificazione diciamo condiziona in qualche modo il rendimento dell'amplificatore, quindi il rapporto tra potenza consumata e potenza erogata viene condizionato dalla classe di funzionamento, però purtroppo il rendimento alto va a scapito di della linearità, perché nel classe C in particolare il transistor o la valvola o chi per lui viene fatto lavorare in modo tale che se non c'è segnale in ingresso è in stato di interdizione, quindi non consuma niente, risparmia un sacco di energie, però poi quando il segnale c'è è tutt'altro che lineare. Questo era il discorso delle classi di amplificazione, c'entra abbastanza poco con il Q. Ok? E qual è, adesso ritornando a bomba, all'FM, qual è il grande vantaggio dell'FM? Attenzione, che l'FM può passare per amplificatori in classe C. Perché? Perché l'informazione non ha bisogno che l'amplificatore sia lineare. Quindi amplificatori ad alto rendimento, quindi a basso consumo, a parità di potenza resa, che non siano lineari, per l'FM vanno benissimo, perché il tipo di informazione trasportata non ha a che vedere con la linearità. Ok? Allora, come per la AM avevamo parlato di un parametro importante che era la percentuale di modulazione, sull'FM dobbiamo parlare di un parametro analogo che è invece la deviazione. La deviazione è facile, intuitiva, no? Che cos'è la deviazione nel caso dell'FM? Rispetto a una frequenza di centro che può essere 100 MHz, se l'onda sonora che incide al massimo riesce a spostare la frequenza di centro di più o meno 5, quindi posso andare da 95 a 105 MHz, quella è la deviazione di frequenza, cioè 5 MHz è la deviazione di frequenza. In questo caso, per esempio, ovviamente non si parla di megahertz, ma si parla di chilocicli, per esempio nelle stazioni radio, nella radio FM, quella che si ascolta in macchina con l'autoradio, la deviazione di frequenza tipicamente è 75 kHz, mentre invece, e quella si chiama wideband FM, WFM, mentre invece l'FM usata dai radioamatori, che è quella che normalmente viene usata nelle bande VHF e UHF, quindi nei 144, 148 MHz o nei 430, 440, quella FM lì si chiama narrow band, stretta significa narrow in inglese, narrow band FM, e è 5 kHz più o meno. Ok? Perché? Perché? Perché i canali sono distanziati di 12,5. Per cui non puoi farla più di 5 kHz, se la facessi più di 5 kHz andresti a splatterare, a invadere il canale adiacente, cosa che va comunque evitata. D'accordo? Quindi, riepilogando, mentre per la modulazione d'ampiezza è importante la percentuale di modulazione, che deve essere possibilmente più vicina al 100%, possibile ma senza eccedere il 100%, perché sennò distorce tutto, anzi senza eccedere il 95% come margine prudenziale, altrimenti distorce tutto,
Per la FM invece è importante capire se si tratta di FM a banda larga o a banda stretta. Nel caso dell'utilizzo radioamatoriale si parla sempre di FM a banda stretta, e la banda stretta è tipicamente 5 kHz, perché appunto si cerca di evitare di andare a invadere la banda del canale di sopra o del canale di sotto. Va bene? Come si fa un trasmettitore FM? Un trasmettitore FM si fa tipicamente sfruttando le caratteristiche di un componente che abbiamo visto nelle lezioni precedenti e che è un diodo, ma non è un diodo, perché è anche un condensatore variabile. Che si ricorda? Il varicap, esatto. L'FM, praticamente da quando hanno inventato i varicap, l'FM si fa con quelli, nel senso che c'è un oscillatore basato su un diodo varicap. A questo oscillatore viene applicato, sulla polarizzazione del diodo viene applicato il segnale dell'onda audio che si vuole mandare fuori. Il diodo varia la sua capacità con la stessa legge con cui c'è l'onda sonora del microfono con cui stiamo parlando. Questo fatto di variare la capacità, siccome il varicap fa parte di un LC, quindi fa parte di un circuito risonante, fa variare la frequenza del circuito risonante, e il risultato è quello che la frequenza d'uscita è modulata in frequenza in base all'onda sonora che io sto iniettando. Tenete conto che la deviazione in genere è piccola, e si preferisce utilizzare frequenze basse e deviazioni piccole e poi utilizzare dei moltiplicatori di frequenza. Per esempio, che ne so, se io voglio modulare a 140, a parte che ormai negli apparati odierni ci sono i PLL, quindi anche lì è un po' cambiato tutto, poi parleremo un po' meglio di che cos'è il PLL, però di base, diciamo, piuttosto che utilizzare un diodo varicap che oscilla direttamente a 144 MHz e fa sbandare quello, si utilizza un diodo varicap su un oscillatore, per esempio, che utilizza una frequenza più bassa, 12 MHz, e poi si usano i moltiplicatori di frequenza. Cosa sono i moltiplicatori di frequenza? I moltiplicatori di frequenza non sono altro che dei filtri che selezionano una delle tante armoniche. Quindi posso filtrare la seconda armonica, la terza, la quarta, la quinta e ottenere frequenze che sono multiple di quella originale. Questo perché? Perché così, con dei piccolissimi spostamenti del diodo, moltiplicando la frequenza, automaticamente moltiplico anche l'errore, cioè moltiplico anche lo sbandamento. Quindi se voglio lo sbandamento di 5 kHz, per esempio, a 100 MHz, faccio un oscillatore che oscilla a un decimo della frequenza, perché mi funziona meglio, perché è più stabile, oscilla a un decimo della frequenza, lo faccio sbandare, invece che di 5 kHz, lo faccio sbandare di 500 Hz, il che non è un problema, però poi una volta che moltiplico, quei 500 Hz automaticamente diventano 5 kHz. Ok? Perché se moltiplico la frequenza, moltiplico anche la deviazione, automaticamente, no? Moltiplico anche lo sbandamento che lui fa. Ok? Quindi, trasmettitore FM, riepilogando, vantaggi rispetto al trasmettitore in AM: tendenzialmente è più fedele, perché l'FM diciamo garantisce un'integrità maggiore rispetto a quella che può garantire l'AM a distanza. È vantaggiosa perché gli amplificatori non è necessario che siano lineari. E come si riceve l'FM? L'FM si riceve con un dispositivo che è basato proprio sul fatto che c'è un oscillatore locale e va a sentire quanto il segnale d'ingresso sia al centro dell'oscillatore locale oppure spostato rispetto all'oscillatore locale. Questo oggetto si chiama discriminatore a rapporto. Quindi ricordatevi, mentre per la M il circuito è un rivelatore a diodo, tipicamente per quanto riguarda l'FM, il demodulatore dell'FM si chiama discriminatore a rapporto.
che va proprio a vedere quanto pesa la frequenza generata da un oscillatore locale rispetto al segnale che sta entrando, e fa proprio un confronto. Quello più si avvicina più l'uscita si diminuisce, cioè più si allontana più l'uscita diminuisce, più si avvicina più l'uscita aumenta. Quindi praticamente converte quella che è una differenza tra due frequenze in un valore assoluto che riproduce l'onda sonora che incide. Okay? Questa è una tecnica. I PLL hanno un po' rivoluzionato tutto. Se abbiamo tempo me ne parliamo un po' meglio, perché oggi come oggi praticamente la tecnologia PLL è alla base di qualunque palmarino, di qualunque telefonino, di qualunque dispositivo che costa 2 lire. Ormai la tecnologia è tutta basata sul PLL, cioè sull'anello ad aggancio di fase, che è anche simpatico da capire come concetto. Vabbè, però mi pare che nel programma d'esame del PLL se ne parli pochissimo, forse niente, per cui noi ci atteniamo a quelle che sono le materie d'esame. Ok? Abbiamo visto la modulazione di ampiezza e la modulazione di frequenza. Ce n'è un'altra che è di gran lunga usata dai radioamatori, perché ha, diciamo, dei grandi vantaggi per quanto riguarda l'ottimizzazione dell'energia trasmessa, che si basa su un concetto. Ogni forma d'onda portante che porta in sé una modulazione non genera soltanto, diciamo, a distanza, non genera soltanto la frequenza di centro, ma genera la frequenza di centro più altre frequenze che dipendono, come avevamo visto prima, dal battimento tra portante e segnale audio. In altre parole, se io ho una frequenza portante di 100 kHz, sto pedarello verde non si vede, e ho una onda audio di 10 kHz, ok? Mi scrivo pure questo di sopra. Allora, portante 100 kHz. E audio 10 kHz. Che cosa avrò come risultato? Avrò come frequenza portante 100 kHz, e quella di centro c'è, però avrò altre due frequenze di intensità un po' minore, che sono la somma della portante più l'audio e la differenza tra la portante meno l'audio. Quindi di fatto avrò tre frequenze. Questo un po' ricalca quello che stavamo dicendo prima del terzo suono. Avrò una frequenza di 90 e una frequenza di 110. Questo nel caso semplice di due frequenze sinusoidali che si battono tra di loro. Quindi nel senso di due frequenze sinusoidali che si battono tra di loro, di fatto ne ottengo tre. Una, due, tre. Però, siccome nell'audio parlato la frequenza non è mai sinusoidale, non è mai così perfetta e soprattutto varia nel tempo, io che cosa mi trovo? Mi trovo che se questa invece di essere una frequenza audio bella, pulita e stabile a 10 kHz è un microfono, e quindi qui ho tutta una serie di suoni emessi dalla mia voce, la portante a 100 kHz resta. Ma qui ho una cosa del genere.
ho tutta una serie di frequenze gemelle, speculari, che sono i 100 GHz meno il mio parlato e i 100 GHz più il mio parlato. Queste qui sono le famose LSB e USB, che significano lower sideband e upper sideband, cioè banda laterale inferiore e banda laterale superiore. Che cosa sono quindi le bande laterali? Le bande laterali sono il risultato di una frequenza portante fissa più una frequenza audio che può variare nel tempo, e le bande laterali non fanno altro che generare una terza frequenza che è la risultante o della sottrazione della differenza tra la portante e il mio audio o della somma della portante più il mio audio. Che cosa succede però? Che le due bande laterali paradossalmente portano la stessa informazione. Quindi io no, ho una marea di energia sparata nello spazio che porta due volte la stessa informazione più una portante che non serve a niente. Ok? E uno dice: perché sarebbe bello se io potessi eliminare la portante e una delle due bande, perché tanto l'informazione sta in una banda laterale. In una banda laterale c'è tutta l'informazione del mio parlato, quindi la portante non mi serve a niente e l'altra banda che è speculare non mi serve a niente. Quindi io che cosa faccio? Devo trovare un dispositivo che, punto primo, mi elimini la portante, che è inutile. Per eliminare la portante, che è inutile, si usa un bell'oggettino che si chiama, vediamo se mi ricordo come si fa, perché questo è carino, si chiama modulatore bilanciato o modulatore ad anello, ed è fatto più o meno così: un diodo, un altro diodo, assomiglia a un ponte di Graz, ma non è un ponte di Graz, attenzione, perché c'è una differenza sostanziale. Un altro diodo, un altro diodo, ecco. Allora, contrariamente al ponte di Graz, i diodi sono tutti quanti messi così, tutti che guardano nello stesso senso. Adesso io ho un trasformatore così, 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 no, aspetta, no, ho cannato, questo l'ho cannato, ecco. Ok, allora l'audio l'audio entra di qua, audio, e qua c'è la stessa cosa, e adesso non voglio complicarvelo come disegno. Qua c'è la stessa cosa in quest'altro braccio entra la radiofrequenza. In altre parole, che cosa fa questo dispositivo? Questo dispositivo, che alla fine diventa un oggetto simmetrico dove qua entra l'audio e qua sopra entra la radiofrequenza, se ve lo guardate sul libro probabilmente il disegno, lo schema elettrico c'è,
Io ti dico, io rischio di far più casino che altro perché disegno male, però se guardate sul libro lo schema elettrico c'è. Ma nessuno vi chiederà di disegnare lo schema elettrico del modulatore bilanciato. Quello che voi dovete sapere però è che il modulatore bilanciato è fatto proprio per eliminare la portante. Cioè è un dispositivo che prende da una parte il segnale radio, da una parte il segnale audio e all'uscita otterrete un qualche cosa che contiene le due bande laterali ma non contiene più la portante. Quindi attenzione, il modulatore bilanciato serve proprio per separare la portante centrale, che è inutile, serve per separarla dalle due bande laterali. Quindi in uscita avrete semplicemente un segnale composto dalla lower side band e dalla upper side band, dalla banda laterale inferiore e dalla banda laterale superiore. A questo punto è già un notevole passo avanti, però resta il concetto. Abbiamo eliminato la portante, però restano le due bande che portano la stessa cosa. Perché devo sprecare energia a trasportare due volte la stessa informazione in modo speculare? Al che prendo un bel filtro. Vi ricordate, una volta abbiamo parlato dei filtri a traliccio, che sono dei filtri molto selettivi, molto buoni, che hanno una banda molto molto bella netta e molto bella ripida, fatta proprio a rettangolo. Prendo un bel filtro a traliccio e con uno di questi filtri a traliccio elimino la banda, una delle due, elimino una delle due. L'informazione ce l'ho ancora, perché per avere l'informazione mi bastava una delle due bande laterali, e posso scegliere se conservare solo la LSB o se conservare soltanto la USB. In ogni caso, il modulatore bilanciato più il filtro a traliccio, quindi facciamo uno schema blocchi. Allora io ho audio, ho oscillatore locale, tutti e due questi vanno in un modulatore ad anello, modulatore ad anello, quindi o modulatore bilanciato. Tutti questi due vanno dentro qui. Dal modulatore bilanciato che cosa escono? Escono LSB più USB. Quindi la banda laterale superiore e inferiore, tutte e due. A questo punto io qua metto filtro. E con il filtro io posso scegliere, posso avere, diciamo che qua io ho una commutazione, posso avere USB e di qua LSB. In ogni caso, sia nel caso della inferiore che della superiore, abbiamo una banda laterale sola, che in inglese è single side band SSB. Ok? Quindi di fatto, che cos'è l'SSB? L'SSB è un qualche cosa che, a differenza della M, che comporta la portante e le due bande laterali, delle quali normalmente non ci si fa caso, ma sono comunque uno spreco inutile di energia. L'SSB invece è un qualche cosa di molto più raffinato, che toglie via la portante con il modulatore bilanciato e restano soltanto le due bande laterali. Però le due bande laterali portano la stessa informazione in modo speculare, quindi siamo di nuovo a sprecare inutilmente energia. Una delle due bande laterali viene soppressa e ne viene lasciata una sola.
ok? Banda laterale unica, banda laterale singola, come volete. A questo punto il problema è che questo segnale, così com'è, non può più essere ricevuto con un rivelatore, perché se fosse ricevuto con un rivelatore normale diventerebbe inintelligibile, perché un rivelatore normale si basa proprio sul fatto che invece la portante ci sia. Il rivelatore fatto col diodino o col cristallo di galena, come avete visto prima, si basa sul fatto che la portante c'è. Filtra una sola semionda, tutto quello che volete, ci mette un passabasso, però qui la situazione è un po' più complicata. Per riottenere un segnale che sia intelligibile dall'orecchio umano bisogna rifare il processo a ritroso. E per fare il processo a ritroso c'è un dispositivo ricevitore un po' più complicato, che però è basato sempre su un oscillatore locale che quindi sarà nel ricevitore. Questo oscillatore locale ridarà la portante che noi avevamo cancellato per ottimizzare la trasmissione di energia, l'avevamo cancellata, mentre invece nel ricevitore l'oscillatore locale gliela torna, e poi ricostruisce tutto l'inviluppo, quindi portante più le due bande laterali. Questo dispositivo si chiama rivelatore a prodotto. Qui, rivelatore a prodotto. Quindi ricordatevi, schematizzando, e poi mi fermo perché vi vedo un attimino, è un'ora e venti, quindi potremmo anche fermarci come prima volta, non lo so. Allora, schematizzando, modulazione d'ampiezza, caratteristiche, percentuale di modulazione. Trasmissione si fa agendo sul guadagno degli stati di amplificazione, la trasmissione si agisce sul guadagno degli stati di amplificazione agendo o sul collettore o sulla base del componente attivo, sulla griglia, si può fare in mille modi. La ricezione di base si può fare con un semplice circuito accordato a cui fa seguito un diodo, quindi un raddrizzatore a singola semionda e un passabasso. Quella si chiama rivelazione, puro e semplice. Ok? Questo per quanto riguarda la modulazione d'ampiezza. La modulazione di frequenza di base si fa facendo sbandare un oscillatore, tipicamente un diodo varicap, col segnale audio che si vuole trasmettere, mentre invece la ricezione si fa con un dispositivo chiamato discriminatore a rapporto, ricordatevelo, discriminatore a rapporto. La banda laterale unica, per trasmetterla, si fa passare il segnale audio e il segnale di frequenza in un mescolatore particolare che si chiama modulatore bilanciato o modulatore ad anello. Da questo modulatore ad anello si ottengono le due bande laterali, ma non c'è più la portante. Le due bande laterali, poi una delle due, visto che è inutile, viene filtrata da un filtro a traliccio e si ottiene la banda laterale unica e si trasmette in quel modo lì. Però a quel punto l'informazione non è più direttamente comprensibile. Per renderla di nuovo comprensibile bisogna riaccoppiarla con un oscillatore locale, questo in sede di ricevitore, e processarla con un dispositivo che fa il contrario di quello che faceva il modulatore bilanciato, in questo caso si chiama rivelatore a prodotto. Va bene? Poi dopo magari, quando vedremo proprio gli apparecchi radioelettrici, vedremo anche un po' come è fatto. Però l'importante è capire lo schema a blocchi di tutta questa faccenda. Last but not least, come diceva qualcuno, esiste anche la modulazione di fase. La modulazione di fase, magari ne parleremo meglio la prossima volta, perché con la modulazione di fase io devo assolutamente, anche se non voglio, introdurre il concetto di aggancio di fase, quindi devo comunque parlare di questo benedetto PLL. La modulazione di fase viene usata più che altro per trasmettere dati più che suoni. È fondamentale in tutti i protocolli di trasmissione dati che ci sono adesso, da quelli di internet a quelli dei cellulari, cioè è fondamentale la modulazione di fase. Ok, adesso
prima di andare via, io vorrei capire se voi avete fatto quegli esercizi che vi avevo proposto su WhatsApp. Erano semplici quelli, eh? Non mi dire che non erano semplici. Solo uno sono riuscito, non sono sicuro. Scusa, mandi via, possibile via mail? Sì, vabbè, d'accordo. Io pensavo che aveste tutti i WhatsApp, però. No, ma su WhatsApp poi Ah, vabbè, vi mando via mail. Datemele tutte le vostre mail, però, perché io non ce l'ho, eh. Allora, voi su WhatsApp mi mandate tutte le vostre mail, io le mando là. Ma poi che ci vuole in grandi su WhatsApp? Scusate. Che cos'è una resistenza? È un componente che si oppone al passaggio di una corrente. È un componente che si oppone al passaggio di una differenza di potenziale. È un componente che si oppone al passaggio di una corrente continua mentre si lascia facilmente attraversare da una corrente alternata. Questo è il primo. Qual è la risposta giusta? Scusate, io... Scusate, dovete ingrandire. Allora, cliccate sull'immagine, vi si apre l'immagine e poi col solito discorso del zoom ingrandite. Qual è il problema? La risposta è la A. Ok. È un componente che si oppone al passaggio di una corrente. La domanda è mal formulata perché... La resistenza non è un componente, il resistore è un componente, la resistenza è un'entità astratta, non è un componente. Però questa è una critica che posso fare io a chi ha fatto il quiz. Tutti dicono che quella è una resistenza, no, la resistenza è come la forza di gravità, cioè non è un oggetto fisico, quello è un resistore. Vabbè, però adesso, combinazione di due resistenze poste in parallelo. Produce una resistenza equivalente pari a la somma delle due resistenze, il reciproco della somma dei reciproci o il prodotto. In parallelo sarebbe la B. Bravi. Va bene. Poi. Anche se sono due. Se sono due lo puoi fare in un altro modo, te lo ricordi come lo puoi fare? Se sono due lo puoi fare anche in un altro modo, te lo ricordi come lo puoi fare? R1 per R2 fatto R1 per R2. Bravo. Sono preparato. Vedi, anche uno studiato, gli ha fatto bene stare. Allora, qual è la formula per calcolare la lunghezza d'onda di un'onda radio che si propaga nell'aria? Una è T uguale 1 su F. L'altra è lambda uguale 300 diviso frequenza e la terza è L uguale 150 sulla frequenza. Qual è? La B. Bravi. È anche abbastanza intuitivo, perché è lambda. Sì, no, in effetti. No, però anche la C. Attenzione che questa è trabocchetto. No, qual è il minimo numero di diodi che richiede per realizzare un attrezzatore a doppia semionda? La doppia semionda è quella a 4 diodi. E questo è un po' a trabocchetto. Vi spiego perché. Questo probabilmente non ve l'ho insegnato, però ci potevate arrivare. Allora, questo io non ve l'ho spiegato, ma ci potevate arrivare. Allora, un modo per fare un attrezzatore a doppia semionda è anche questo. Allora, io ho un generatore di alternata, ok? Boni, seguitemi. Seguitemi perché potrebbe essere un trabocchetto questo. Perché a 4 faccio tutta l'onda. Seguitemi che questo potrebbe essere un trabocchetto, eh? Logica. No? Cazzo che non
Questo secondo voi funziona? Guardate questo schema, questo secondo voi funziona? Beh, era meglio se mi facevi vedere l'onda che volevi spiegare. Passa solo l'onda, un'onda mezza da una parte e mezza dall'altra. E quindi? Quindi sono due prime fase. Quella stronza si è fermata, vabbè, d'accordo, comunque era giusto che si fermasse. Non sono tutte e due nello stesso verso? Non registra più? No, questa qua è una semionda e basta, che va nel verso. No, stavo registrando. Ma l'onda, fai il diagramma dell'onda. Allora. Te lo so dire io poi. Allora. Se entra una roba. No, sta registrando, ha semplicemente cambiato perché ogni ora e mezza lei fa. Ogni ora e mezza fa cambiamento di file. Allora, se questa è l'onda, ok? Allora, in questa parte qui c'è questo avvolgimento che diventa positivo da questa parte e negativo da quest'altra. Quindi ovviamente rispetto a questo che è centrale, qui questo diventa più positivo. Quindi entra in azione questo diodo e porta il segnale di qua. Qua. Quando l'onda si capovolge, diventa positivo questo. E questo diventa negativo. Quindi entra in funzione questo diodo e porta comunque il segnale di qua. Quindi di fatto è una domanda a trabocchetto, perché la risposta corretta è che anche con due diodi si può fare, però bisogna avere un trasformatore con una presa centrale. Eh sì. Quella è la fregatura. Bisogna avere un trasformatore con una presa centrale. Quindi 4 la risposta. Teoricamente è 4. Se trovi quello che ti vuole rompere i coglioni, dice no, si può fare anche con due. Sì, ma tu c'hai un trasformatore in più, me lo devi scrivere. Vabbè, ok. E che cavolo, va bene? Hai fatto cagare sotto, quella lì è un po' bastarda, quella roba lì. Me l'ho messa apposta. L'ho messa apposta quella lì. Allora la risposta esatta, guardare. Ma io avrei risposto due. Tu? Io sì, avrei risposto due. No, guarda che il risultato è esattamente lo stesso di quello lì, è esattamente lo stesso, solo che deve avere un trasformatore con una presa centrale. Ma infatti il trasformatore va fregato, quando ho visto fare il trasformatore ho detto cazzo, ma fa tutto. Però poi ho detto sì, ma qua io come faccio a fare la domanda, non capisci che c'è. Eh sì. Guarda che non dite le parolacce, perché questa cosa verrà messa comunque online, per cui... No, hai detto cazzo, vabbè, cazzo lo dicono anche per televisione in prima serata, per cui sì, vabbè, me l'ho detto anch'io adesso, non si dice cazzo. Allora, no, scusate, questa qui è ancora più bastarda secondo me. In un trasformatore ideale la potenza al secondario è uguale a quella del primario, maggiore di quella del primario o minore di quella del primario? Questa è ancora più bastarda. Sì, sì, trasformatore ideale, quindi che non ha perdite per la strada. È uguale a quella del primario? Siete tutti convinti? Chi è che non è convinto? Non capisco perché deve essere maggiore. Boh, infatti avete ragione, è uguale. Perché quello che cambia è il rapporto di trasformazione, quindi il rapporto tra tensione e corrente, ma siccome la potenza è il prodotto della tensione per la corrente, se la corrente si dimezza, la tensione si raddoppia e viceversa, però il prodotto è sempre quello. Nel principio potrebbe trasportare energia. Esatto, ma infatti, ma proprio anche matematicamente ci si arriva, la potenza è V per I, per cui nel rapporto di trasformazione il prodotto V per I viene conservato. Boh, ma siete più preparati di quello che pensavo, ma mi consolo. Il campo elettrico si misura in?
voltmetro. Chi lo sapeva questo? Non so perché la testa mi andava a No, no, quella è la capacità. Allora, la carica elettrica è Coulomb, la capacità è Faraday, il campo elettrico si misura in due modi, o Newton su Coulomb, oppure il volt su metro. Infatti qui ho un dubbio, non capivo, non mi ricordavo. Però bella questa domanda, mi sono piaciuta. Come no? Sì, sì, sì. La misura della reattanza è? Eh? La misura della reattanza si misura in? La reattanza, sì. Boh, basta, siete promossi. Quale collegamento in serie? Qual è? Me la sono persa io. È la prima che ci hai mandato. La prima che vi ho mandato. Il collegamento detto in serie, se le resistenze, due punti. Aspetta, ma no, come? No, dai, veramente? Dubdola. Perché? In serie, resistenza. Il collegamento è detto in serie, se le resistenze sono tutte alimentate dalla stessa DDP, sono, non dissipano energia, sono tutte attraversate dalla stessa corrente. Lo dice anche Kirchhoff. No, è C la risposta, sì. Potrei, insomma. Se invece di mettere le differenze di potenziale avessero messo la forza elettromotrice? Eh sì, è la stessa cosa. In questo caso è la stessa identica cosa. Tre resistenze in serie non possono essere attraversate dalla stessa differenza di potenziale, perché... Allora, la tensione del generatore non può attraversare tutte e tre, nel senso che ognuna ce n'ha una diversa, perché la legge di Ohm dice che è la legge di Ohm che te lo dice, che la tensione dipende dalla resistenza, mentre invece la corrente è uguale per tutte. Basta fare l'esempio del collaghetti col tubo. Sì. Se accende la radio e si sente la costante, la portante non è la portante. Accendi la radio, senti la portante? Sì. Ma su che radio? Sulle radio portatili. Sui portatili? Sì. FM quindi? Eh sì, pare che capito che sono FM, no? Non lo so, dipende. No, allora. Allora, sulle radio AFM c'è un problema, che quando la portante non c'è, c'è un rumore di fondo che è il famoso soffio del discriminatore. Cioè il discriminatore, quando non c'è segnale, fa un psh, quello lì, che viene normalmente spento con un dispositivo che si chiama squelch. Cioè nel senso che lo squelch interviene in modo tale che quando il segnale non c'è, piuttosto che sentire quel rumore odioso del discriminatore, è meglio non sentire niente. Quando invece c'è un segnale, lo squelch si sblocca e senti solo quello che ti interessa. Però di fatto l'FM, proprio per come funziona, quando la portante non c'è fa quel rumore bianco tipo cascata. Quando la portante non c'è, più c'è portante, più senti il silenzio sotto e la modulazione. Ok.